Ciao, buon pomeriggio a tutti. Vediamo se c'è qualcuno che si collega, perché oggi poi quando inizia il caldo, ragazzi, noi vogliamo stare sempre fuori, è vero, dobbiamo essere sempre fuori. Scusate, un attimo. Allora. Carolina Manzone riesce a dire sì, se senti, si vede bene? Vediamo. Poi ho bisogno che mi scrivete qua. Eri al mare? Sei al mare? Susi, come stai? Chi mi scrive qua? Chi ha figli adolescenti e chi ha figli piccoli? Cioè, preadolescente o i bambini piccoli. Se sente, se vede bene? Vediamo chi mi saluta. Ciao Anna Maria, Martina, Ilaria, Susi, Carolina, Sara. Ciao Sara. Ciao Mary, c'è la nonna Mary. Sapete che c'ho Mary, che è Mary Scarra, secondo me è la prima nonna che ha fatto il family training. Bimbo piccolo, ok. E io piccolino, 15 mesi, va benissimo. Piccola, 4 anni, dura come un marmo, testarda. A scuola, ma prova a seguire il mio compe, e a breve 4 anni. Quindi abbiamo bambini piccoli, adolescente. Mary, abbiamo un nipotino adolescente. Ciao Tiziana, io ho di 4 anni, una di 3 mesi, ma ti ascolto anche oggi volentieri. No, no, ma è che è per bambini piccoli. Ciao Rosy, che bello avere il tempo di ascoltarla dopo tanto tempo. Ciao Marinella. Che bello, bene, sai che gli ho detto, vabbè, venerdì pomeriggio ormai la gente va al mare, va in montagna, va in giro, va. E invece siete qua. Per me è tantissimo, veramente. Bimbo piccola, anche io ho 4 anni quasi. Allora, quindi adolescente, abbiamo solo il nipotino della nonna Mary. Ciao Licia. Bene, bene, bene. Allora, io avevo pensato a questa diretta perché mi arrivano sempre le consulenze, le richieste di informazione, così, delle persone, no? Dei genitori che hanno figli più o meno mettiamo, 10 anni, 12 anni, che iniziano a cambiare, no? L'adolescenza è una fase importantissima, è una tappa dell'essere umano dove io sempre dico che è la base, no? Di tutto il cambiamento, un cambiamento che porta angoscia, porta dolore, adolescenza che duole, no? E porta comunque un coso, come si può dire, una cosa dentro, sì, come quando noi siamo preciclo, che non sai che cosa senti esattamente, poi loro si stanno scoprendo, stanno vivendo delle cose veramente nuove. E allora arriva la separazione. La separazione è proprio quello che fisiologicamente, no, nella persona, Maria Montessori li ha chiamato neonati sociale, perché adesso l'ex bambino ha bisogno di integrarsi veramente in società e iniziare a stare con i coetanei. Con i coetanei che diventano più importanti, diventano il branco. Prima il branco eravamo noi, mamma, papà, la influenza, diciamo, l'influencer eravamo noi, poi dopo loro vanno fuori di questo branco familiare e vanno a cercare un altro branco dove posizionarsi. Dove sentirsi che appartengono a un gruppo. Questo è fisiologico. Questo noi non lo possiamo evitare, ok? Quindi qui automaticamente c'è una distanza dove il ragazzo, ok, ascolta più gli amici, dove il ragazzo gli importa essere più accettato degli amici, e dove semplicemente ok, il confronto è con i pari, non più con la mamma e con il papà. Ma che succede nel rapporto genitori-figli, no? Adolescente? Che questa lontananza
chi non è preparato emotivamente come adulto, ok, si allontana del figlio, no? Perché tu non mi racconti, no? Perché tu non mi dici niente, o mi hanno cambiato il bambino, io non so che cosa fare, sembra che non gli interessa più niente, non le piace stare più con noi, e tutta questa roba qua ci manda in crisi. E quindi noi automaticamente pretendiamo, no, che sia il bambino a avvicinarsi a noi, ma in realtà siamo noi che dobbiamo cercare di entrare nel loro mondo, cercare di entrare in punta dei piedi, no, nella nuova esperienza di vita. Cercando anche gusti, diciamo, del bambino, capendo la loro passione, capendo qual è il loro gusto, no, qual è il loro sentire, senza imporre il nostro, cosa che abbiamo vissuto noi. La grande maggioranza di noi, sono quasi sicura. Allora, come lavorare per coltivare la fiducia e la comunicazione? Se inizi adesso, ragazzi, voi avete preadolescente che promette molto bene, ok, bene. Se inizia dei primi giorni di vita, ok, lì c'è preadolescente, quindi stiamo parlando 10-11 anni, ok, la comunicazione. È il rapporto, è il legame, ok? La fiducia si costruisce i primi anni di vita. Perché i primi anni di vita? Mettiamo il primo settennio, no? Nel family training. Ah, a proposito, sono aperta ancora l'iscrizione per il family training che partirà l'8 giugno, quindi martedì prossimo, ragazzi, non dovete perdervi, rimangono pochissimi posti. Nel family training studiamo il 3 settennio, no? Primo settennio, il bambino viene fuori da questa pancia e allora crede fortemente noi, quindi diciamo, il loro idolo siamo noi, quindi ascoltano noi, credono in quello che diciamo e facciamo tutta questa cosa qua. Ma è lì il momento che noi dobbiamo coltivare la fiducia e dobbiamo soprattutto promuovere la comunicazione. Come si promuove la comunicazione con i nostri bambini? Noi solitamente, non so, andiamo a prendere il ragazzo a scuola, non so, da 6-7 anni, andiamo a prendere il bambino a scuola e iniziamo, hai mangiato? Hai fatto il bravo? Hai fatto i compiti? Hai fatto il lavoro? Ti sei comportato bene? Hai rispettato le regole? Sembra, no, un interrogatorio poliziesco. No, io sempre dico che questa comunicazione unidirezionale, quindi una sola direzione, quindi del genitore al bambino, interrompe tutto. Perché il bambino in quel momento lì sente che tu vuoi interrogare la sua vita solo per farti, scusami l'espressione, cavoli tuoi, perché tu in realtà chiedi informazioni che importano a te. Non chiedi quasi mai come stai, ti sei divertito, ti sei sentito bene, come ti senti oggi? No, noi chiediamo, hai fatto il bravo, hai fatto i compiti, che cosa hai mangiato? No? Allora, e il bambino percepisce, no, questa sensazione del perché mi deve interrogare. E allora la risposta sono monosillaba. Sì, no, sì, no. Io vi faccio questo esempio. Immaginiamo che abbiamo, non so, Licia qua, ok? Con la Raffaella. Ciao Raffaella, cara, come stai? Con Raffaella. Abbiamo Licia e Raffaella che sono due grandi amiche. Allora la Licia invita la Raffaella a prendersi un caffè. E la Raffaella inizia a dire: ascolta, ma tuo marito sta lavorando? Tutto a posto? Le hanno pagato gli stipendi? Tu come stai? Avete fatto l'amore? Tutto a posto? Avete litigato? No? Avete fatto le spese? Avete pagato il mutuo? Avete fatto delle cose? Tu dici: oh, le dice, no, Licia, ma Raffaella, cosa vuoi? Fatti i cavoli tuoi, no? E quindi Licia si sente proprio invasa, si sente: ma questa qua vuole stare con me o vuole chiedermi tutta la mia vita, no? E allora noi tendiamo a scappare di una persona. Non, Raffaele, sto scherzando, no? Non scapperemo di te mai, però vuole scappare di una persona che non dimostra interesse nella persona, sino nella informazione che vuole ottenere. E allora la comunicazione inizia a essere un po', no, tambalante, così un po' a zoppicare. Se invece Raffaella arriva a casa di Alicia e le dice: ah, ti devo raccontare una cosa. O anche quelle conversazioni unidirezionali, no? Magari Raffaella arriva e racconta solo della sua vita e non le chiede neanche l'altra persona come sta. Però se Raffaella arriva e dice: come stai, Alicia? Come tutto a posto? Guarda, mi è successa una cosa che ti devo raccontare, ma prima tu come stai? E allora Raffaella dice: guarda, mi è successo questa cosa, una litigata con mio marito incredibile. Lei: no, davvero, anch'io. Si vede che il Mercurio è retrogrado, che non va bene. Ma sì, cosa è successo a te? No, ma ti devo raccontare. Mi è successo questa cosa, quell'altra cosa. Ma anche a me, te lo giuro, uguale.
Poi non ti devo dire quello che mi è successo con mio figlio, adesso vedrai. Quando la comunicazione viene dalle due direzioni, allora si apre la possibilità di che questa comunicazione si coltiva nel tempo. E è quello che mi fa sentire il piacere di chiamare a Raffaella o Alicia per andare a passare un pomeriggio in chiacchiera, no? Con un prosecchino gelato, un aperitivino, una nocciolina, un'oliva. E chiacchieriamo, tu mi racconti di te, io ti racconto di me. Ah no, nel mondo dell'adulto, no? Verso i bambini tutto è un interrogatorio. Sei fatto il ti lavato i denti? Ti sei fatto la doccia? Hai messo a posto la camera? Hai fatto questo? Hai fatto quell'altro? No? E questo non è comunicazione. Questo è semplicemente un interrogatorio che il bambino percepisce esattamente come Licia poteva percepire che Raffaella voleva farsi i cavoli suoi, no? E allora mi dite, ma io devo chiedere questa cosa? No, non si chiedono le cose. Le cose si raccontano. Allora, per co coltivare una comunicazione con un adolescente o per coltivare già dei primi anni di vita, io devo iniziare a raccontarmi di me. E allora, adesso le faccio ridere, no? Quando io facevo le prove, perché sapete che io a volte vedo mio figlio come una piccola cavia, no? Allora io diceva, oggi vado a dirle, oggi lo vado a prendere a scuola e le chiedo cosa ha mangiato, se ha mangiato tutto, faccio interrogatorio. Il bambino, sì, no. La settimana dopo iniziamo, oh Elias, sai che oggi ho mangiato un petto di pollo che aveva un po' di formaggio e poi le ho messo un po' del riso bianco, come piace a me, sai che la mamma le piace il piatto unico con il riso, la carne, così, no? Allora, mamma, no, anche io mamma, no, no, no. No, aspetta che te le conto io, no? Le dicevo, no? E lui, no, mamma, anche io ho mangiato la pasta col ragù oggi a scuola. Io aspetta che te le conto. Allora, gli ho messo un po' di olio d'oliva, un po'. Mamma mia, sì, era buono. Sì, anche il mio era buono, mamma, mi è piaciuto tutto. Ho chiesto due piatti, ho fatto il bis del primo. Così. Perché il bambino, perché le persone, quando ci sentiamo liberi di raccontare, allora abbiamo voglia di comunicare. Ok? Quindi che cosa è che dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo iniziare a coltivare questo. Io chiedo a volte nel family training o magari nell'incontro che si facevano del vivo, che adesso riprenderemo, ok? Ma voi, se i vostri figli sanno che lavoro fate, i vostri figli sanno il nome dei colleghi, i vostri figli sanno dove lavorate? No, quasi mai i genitori raccontano quasi niente della propria vita al figlio. E questo è il bambino che è piccolo, vabbè, non gliene frega niente, diciamo noi, no? Quando il bambino inizia a crescere e si rende conto che tu vai al lavoro, che tu vai, non so, magari hai degli amici, ma tu, io bambino, non so niente della mia mamma, non so niente di cosa le succede, non so assolutamente niente del mio papà. Allora io, automaticamente, quando tu però, per comunicare con me, mi fai solo gli interrogatori, io però non ho più voglia di parlare con te. Quindi è il punto difficile è comprendere della genitorialità, no? E dell'educazione rispettosa. Il punto difficile è comprendere che i bambini sono persone e funzionano esattamente come noi. Hanno le stesse sensazioni di noi, hanno le stesse emozioni, ok? E hanno gli stessi diritti, ma soprattutto hanno il bisogno di avere di fronte una persona che le mostri come comunicare o che le dimostri che aprire, no? Aprire l'anima, aprire il tuo cuore parlandogli di te, raccontando le tue storie, loro sentono che tu ti fidi di lui e che magari anche se ha 4 o 5 anni non ti racconta niente. Lui sta memorizzando, come ho scritto nel post stamattina, e sta registrando che tu lo consideri una persona così importante da raccontargli i cavoli tuoi. E allora questo creerà una fiducia nel bambino. Io ci credo fortemente in questo, sapete? Questo creerà una fiducia nel bambino. E il bambino quando sarà distante di te perché sarà adolescente, perché se dovrà separare di te, il bambino sa che può venire da te a raccontarti quello che le sta succedendo. Perché tu comunque le hai dato quel primo passo, ok? Tu le hai dato, l'hai condiviso qualcosa di te.
E questo qualcosa di te per lui è importante, no? L'altra volta vi racconto questo episodio. Io ho percepito, non lo so se è vero, ho percepito che lui stava parlando di un'istoria di un suo amichetto che le piaceva una sua amichetta e che questa amichetta sembra che non piaceva a lui, una cosa così. Ma in realtà io non so se questa storia era di questo amichetto o era una sua storia. Allora io gli ho detto, ma lo sai che prima di papà... Quando prima che io conoscesse tuo papà avevo un mio fidanzato e questo fidanzato, non l'ho raccontato, mi piaceva moltissimo stare con lui, andavo a fare delle passeggiate e un giorno questa persona evidentemente non voleva stare più con me, allora abbiamo finito, io sono stata molto triste, no? Perché mi dispiaceva, perché mi piaceva la sua compagnia, perché sentivo che stavo bene al suo fianco, ma è giusto anche accettare che l'altra persona può darsi che non sta più bene con noi, no? E allora dopo che ho vissuto la mia tristezza, perché un po' ero triste, no? Le ho raccontato un po' di cose, abbiamo fatto, no? Poi dopo che mi è passato, ho lasciato che passasse un po' di tempo, poi dopo ho conosciuto papà e lui mi ha detto, hai conosciuto papà? E poi dopo vi siete trovati bene, e poi dopo sono nato io, e poi gli ho raccontato un po' di cose, no? Così. Dopo lui iniziava a raccontarmi. Ah, mamma, vuoi dire che quando magari ti piace stare con una persona, quella persona lì può darsi che non le piace stare con te? Può darsi, amore, come può darsi che sì, come può darsi che no, perché in realtà è questa la vita, no? E allora abbiamo iniziato a parlare così. Sì, io non facevo questo racconto, che è vero, perché prima del suo papà io avevo un altro fidanzato. E iniziamo a dire, ma sì, ma ti piace qualcuno? Sì, ma tu, mamma, iniziava a fare l'interrogatorio e il bambino si chiudeva, si chiude come un riccio. Quindi, quando il bambino sente che io le racconto della mia vita, che io ho sofferto, gli ho detto, oh sì, ero triste, ho pianto anche delle volte, perché quando tu ci tieni una persona e quella persona è libera comunque di scegliere di stare con te o no, ok? È normale che noi ci sentiamo tristi e poi piangere aiuta a sfogare la tristezza, e va benissimo piangere, vabbè, tutti i miei discorsi un po' così. Molto corti, molto brevi, però cerco di farle arrivare i messaggi che io vorrei trasmetterle, no? Quindi... E il bambino riconosce che l'altra persona si sta fidando di lui che ha 5, 6, 7, 4, 3, 5 anni, non so. Quindi nell'adolescenza noi dobbiamo accettare la prima cosa, accettare che loro si separano di noi. Perché è chimica, è il cervello in ristrutturazione. Come è un negozio in ristrutturazione? Come è una casa? È una situazione caotica, disordinata, non si capisce niente, è sporca, ok? È una casa in ristrutturazione, è un sasso di qua, una cosa di là, un telo, delle vernici, tutto un disastro. Così è il cervello dell'adolescente in ristrutturazione. Si sta soffrendo una potatura neurale, sta soffrendo tutta una trasformazione. Quindi tutto quello che avevi imparato con noi lo mette in discussione. Tutto quello che magari loro credevano, adesso iniziano a credere che è diverso. Tutto quello che dicono gli altri, allora inizia ad avere un valore diverso di quello che ci credevano prima, perché prima non credevano ciecamente in quello che dicevano noi. Dicevamo noi, ok? Quindi io devo cercare di coltivare questa comunicazione, questa fiducia. E primi anni di vita. Okay. E a parte la comunicazione bidirezionale, quindi io parlo, io ti racconto di me, tu mi racconti di te se vuoi, perché non è detto che il bambino piccolo te lo racconta, ma intanto lui già sta registrando questa informazione. Okay? C'è anche un altro concetto, cioè un'altra cosa importantissima. Che noi, quando i bambini sono piccoli, cosa facciamo? Non capiamo il meccanismo delle bugie, allora umiliamo il bambino. Quando scopriamo che il bambino ha detto una bugia, allora magari lo mortifichiamo o lo puniamo, perché poi chi usa la punizione, no? Solitamente la usa quando il bambino è piccolo, perché poi la punizione dopo una certa età non si usano neanche più. E allora interrompiamo una comunicazione, perché anche se il bambino ha sbagliato a fare qualcosa, non merita una punizione, nessuno merita una punizione. Però adesso parleremo delle punizioni, ok? Allora immaginiamo che diamo una punizione. Mamma, mamma, stavo giocando con la palla in sala e allora
rotto il bicchiere, non so, il vaso di Boemia della nonna, no? Ah sì, allora cosa ti avevo detto io? Vai in camera tua, sei in punizione, adesso non ti do ni la paghetta, ni vai a giocare perché tu non mi ascolti. Na Bene, vai in camera tua, sei in punizione perché mi hai detto la verità. E allora il bambino, logicamente, come il meccanismo del nostro cerebello è proteggersi del rischio di andare a dire la verità a mia mamma, un rischio perché metterà in punizione, allora io con il cacchio, scusate l'espressione, io imparo a non raccontare niente alla mamma perché tanto mi giudicherà e mi punirà. Punirà, se puoi dire? Mi metterà in punizione. Quindi, ecco. E allora interrompo un meccanismo che è abbastanza normale, un bambino che si fida della sua mamma, le racconta le sue cose. Io non sto dicendo che il bambino magari non doveva ascoltare, non doveva giocare con la palla in casa. Sto dicendo che il bambino sta venendo da te a raccontarti quello che è successo. E noi cosa? Come le paghiamo la sincerità? A che cosa? A che nasconda a che nasconda quello che è successo? Perché ricordiamo che io mi devo mettere a salvo. E allora la fiducia finisce, perché la punizione non funzionano per educare. O mettiamo un'altra cosa, mi racconto una sua situazione, io inizio a dire, a giudicare, ma perché hai fatto così? Ma hai sbagliato a rispondere così alla maestra, perché no, no, non si fa così. Allora io mi sento giudicato, tanto non vado a parlare con la mia mamma. Perché ogni volta che le racconto qualcosa che succede, difende sempre le altre persone, non mi ascolta mai. E allora è come quando Licia va dalla Raffaella e la Raffaella inizia a dirle: sì, ma anche tu però, eh? No, perché Licia, tu hai sbagliato tutto a fare così, ma hai sbagliato a parlare con tuo marito in questo modo, ma non ti rendi conto che sei così? Ma perché non hai fatto in un altro modo? Allora Licia, con il cacchio che chiama Raffaella per prendersi il prosecco freddo con l'aperitivo. Non so se mi seguite. Ci siete o vi siete addormentate? Ok. Che mentre siamo al pareggio. Aspetta, 10 minuti che finisco il mio discorso perché sennò dopo me lo dimentico e non voglio perdermi le vostre domande. Ok, allora, comunicazione unidirezionale. Punizione. Giudizio. Tutto questo rovina la comunicazione e la fiducia nei primi anni di vita. Allora, quando un ragazzo cresce, quando un ragazzo arriva a 13-14 anni, secondo voi, quando le è successo qualcosa, quando è in difficoltà, quando sta male perché ha avuto una delusione, secondo voi dove va? A chi va a raccontare quello che le è successo? Sì, noi siamo stati lì i primi anni a punirli, a giudicarli. Ok, e a farle interrogatorio poliziesco, poliziale, poliziesco. Non so, adesso l'ho detto prima bene, adesso non me lo ricordo più, sono emozionata. Quindi è il punto, non so se lo vedete il panorama, il punto è che io distruggo la fiducia, distruggo la comunicazione con mio figlio in modo inconscio, ok? Non lo conosciamo perché quello che noi facciamo è quello che hanno fatto con noi. Quindi non è vero che i figli devono raccontarci niente, per forza, non è scontata la comunicazione, non è vero che il figlio te deve raccontare quello che è successo. Siamo noi che facciamo vedere che se possono fidare di me, perché se mi dicono la verità io non lo punisco. Ma allora cosa mi stai dicendo? Che allora se il bambino sbaglia, no, il bambino non sbaglia, il bambino sta imparando. Le sbaglio non esistono. Ok? Se ti viene a raccontare che è successa una cosa piuttosto di un'altra, davvero, Elias, mannaggia, mi dispiace, cosa possiamo fare per solucionarlo? Se è rotto il vaso, allora andiamo a pulire subito i pezzettini di vetro perché sennò ci possiamo tagliare. Quindi la prossima volta, amore, cos'è che dobbiamo fare? Mamma, dobbiamo giocare con la palla fuori, perché in casa cosa succede se giochiamo con la palla? È un po' pericoloso.
Secondo me è una buona idea di giocare fuori, ti ricordi, no? E la prossima volta. Allora, se la prossima volta lui comunque intenta giocare con la palla in casa, gli dice: amore, però ti ricorda quello che è successo la settimana scorsa, che abbiamo rotto i bicchieri di boemia della nonna? Allora, secondo te, se può giocare in casa ancora? No, mamma, meglio di giocare fuori. Se ritornerà ancora perché vuole giocare con la palla dentro in casa, ricorderemo la situazione. Gli dico: amore, però. Andiamo fuori, ti faccio compagnia, andiamo fuori a giocare con la palla. E non torna a giocare dentro, fino a che no, impara la situazione. Ah no, però c'è la gente che pensa che la punizione sono le conseguenze degli atti. Grandissima cavolata, grandissima cavolata. Sì, le punizioni funzionano per interrompere la fiducia. Distruggere la fiducia e interrompere la comunicazione con tuo figlio. Tu non ci andrai mai a raccontare i cavoli tuoi o a raccontare disperata una tua tristezza a un'amica che ti ha criticato o che sempre ti ha umiliato o che non ho un'amica che non fa questo, una persona. Tu non ci andrai mai a stare con una persona, ok, che ti fa sempre l'interrogatorio per salvare i cavoli tuoi. Perché noi abbiamo la pretesa che i nostri bambini vengano a raccontarci tutto quando in realtà noi non sappiamo neanche come comunicare con loro? Ma lo vedete? Cioè, io vi porto a pensare, io non voglio convincere a nessuno di questo, io vi po porto a pensare da soli. Quindi non ci possiamo lamentare se un adolescente dopo mi nasconde tutto, che poi c'è la fase della bugia anche dell'adolescenza. Ok? Ma anche se sbagliano, io devo essere la guida, io devo dirle, amore, ok, cosa possiamo fare? È successo questa cosa, ok, vieni, parliamone un attimino. Io mi ricordo quando io, ok, mi è successa una cosa così, mi ricordo che ero spaventatissima. Io sono qua, se tu vuoi. Io sono qua per te, ma deve essere per davvero. Senza giudizio. Senza giudizio, senza dire, ma io a tua età, guarda, a tua età ero già a studiare chitarra, pianoforte, io anche andavo a nuoto. No, la tua età eri tu, sono cavoli tuoi la tua età. Lui sta vivendo la sua. Se io la voglio raccontare della mia vita, racconto della mia vita per davvero, ma non per dirle che io era meglio di lui e che lui adesso solo ascolta rap italiano con la parolaccia, mio figlio in casa. Quindi. Se deve conquistare la fiducia dei bambini, se deve coltivare, non si deve pretendere. Ho pubblicato un post l'altro giorno, no? Dove ha girato tantissimo, ho ricevuto tantissimi messaggi, no? Soprattutto delle persone che mi hanno scritto grazie per queste post perché mi sento molto identificato, no? Mi hanno scritto un papà anche, perché io sono cresciuta così, no? Dove ho scritto che l'amore dei figli si coltiva, non si pretende, no? E allora c'erano 10 punti, no? Non lo puoi umiliare, non lo devi punire, non lo devi. Adesso non me lo ricordo. Però il punto è che quello, cioè chi riesce a riconoscere che quello che ha subito da bambino, chi riesce a riconoscere che non lo meritava, allora è quella persona che può educare in modo diverso, lavorando su se stesso. Ok? Quindi io, il mio punto è portarvi a pensare che quella educazione dove il bambino è in posizione inferiore, dove io sono il piedistallo, ok? Non ci porta a niente. A niente. Assolutamente a niente, ci porta a creare dei rapporti conflittuali, dei rapporti caotici dove l'adolescente si allontana e rischiamo di perderli, lì rischiamo di perderli. No, quando hanno 4-5 anni, perché io punisco un bambino da 5 anni e dopo 10 minuti mi abbraccia e mi bacia. Ma questo bambino è 5 anni, quando avrà 15 anni. Non mi abbraccerà, non mi abbraccerà e non mi bacerà più se io l'ho punito 5 anni. Se io l'ho fatto sentire, è sbagliato, giudicato, mortificato, umiliato. Non è la base dell'amore questo. Quindi, mi deve raccontare, io me lo ricordo quando ero bambina, ragazzina, 8-10 anni.
Mia mamma credeva agli altri. Sì, mamma le dicevano, ho visto Rosy che stava camminando pure una strada che non è quella della scuola, con un bambino, con un ragazzino, con il fidanzatino, non so. Mia mamma credeva agli altri, non mi chiedeva neanche a me se era vero, non mi chiedeva neanche dove ero io. Buon subito, no? Perché mi hanno detto che tu eri... Ma non è vero, ma ascoltami. No, è a prescindere, hanno ragione gli altri. Ah, ma dopo quando io avevo 24 anni, 23 anni, tu volevi che ti raccontassi la mia vita? No, non posso, non mi va, non mi dispiace. È inumano, cioè c'è un'emozione che viene, deriva del disgusto, che il disgusto ci salva la vita, ok? Perché ci allontana delle cose che si mettono in rischio di avvelenamento. È il disprezzo. Il disgusto ci allontana di avvelenamento e il disprezzo mi allontana delle persone che sono tossiche psicologicamente per me. E il disprezzo esiste e purtroppo si coltiva se noi non sappiamo rapportarci con i nostri bambini. Quindi non ci lamentiamo di un adolescente che non ci racconta, ok? Poi se abbiamo già figli adolescenti, tranquille, possiamo... Sarà un po' più difficoltoso, ma possiamo restaurare, possiamo riprendere. Ma per tutto questo devo iniziare a conoscere quali sono i suoi bisogni. Per tutto questo devo darle moltissima attenzione a quello che sta cercando di scoprire di se stesso. Non posso continuare a essere concentrata su di me e sulle mie convinzioni. Ok? Io credo fortemente che... Ciao Valentina, che bello vederti qua, Valentina Mosca, Simona. Adesso vi leggo, adesso vi leggo. Arrivo, arrivo. Volevo darvi dell'informazione quando abbiamo un bambino piccolo, ok? Abbiamo i bambini piccoli che ci interrompono costantemente. Mamma, 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 non mi lascia parlare con nessuno, Rosicler, non è possibile. Prendo il telefono e mamma, 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 prendo, non so, parlo col papà, mamma, 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 parlo con la nonna uguale, sono con la mia amica uguale. E il bambino fino a 7 anni vive un mondo tutto suo. È un meccanismo di sopravvivenza, lo hanno chiamato egocentrico, no? Non nel senso cattivo della parola, ma egocentrico. È su io. Che non dovrebbe essere, il bambino non ha un ego, però comunque centrico, okay? Io devo vedere gli occhi addosso a me per sentirmi a salvo e al sicuro. Perché i nostri antenati, ricordiamo, questo lo dico sempre, okay? I nostri antenati, quando abitavano nella giungla, nelle caverne, sia il bambino antenatino, quindi che girava nella giungla con la mamma, non garantissava, no, non cercava la garanzia. No, non cercava, no. Cercava la garanzia degli occhi della mamma sempre addosso, perché se la mamma si dimenticava di questo bambino per un minuto, arrivava un leone e se lo mangiava. Tu bambino che ti interrompe costantemente, non sa che siamo nel 2021 e che la casa è al sicuro, non lo sa. Lui funziona esattamente uguale. È il suo disegno originale, il disegno originale, come siamo noi. Come è l'essere umano, no? Come sono le persone. Allora, che succede quando il bambino inizia a chiedere mamma, mamma, tacci, deve stare zitto, perché quando gli adulti parlano e i bambini stanno zitto. Ok, i una, i due, i tre, i quattro, i cinque, i sei, i sette, i tante volte, senza sapere che è un meccanismo di sopravvivenza, giudicando il bambino di sbagliato. E allora il bambino cresce, cresce pensando che il suo bisogno non deve essere espresso. Cresce pensando che quello che io ho da dirti, mamma, non è importante. Cresce pensando che adesso sto zitto, ma starò zitto per tutta la vita. Perché quando avevo bisogno di sentirmi ascoltato, io dovevo aspettare perché così tu parlavi al telefono con la mamma, con la nonna, con la zia, col marito. E il bambino va accolto. Mi dispiace, ma con un bambino piccolo non si può portare avanti una conversazione di più di 10 minuti quando è in presenza un bambino meno di 6 anni, 6-7 anni. Ok? Quindi io devo
Devo ascoltarlo, mi dispiace, è stancante, sì, non è per niente facile, ma non è colpa del bambino che noi perdiamo la pazienza per questa sua richiesta che è un bisogno primordiale. Primordiale, una cosa dentro di sé, arcaica e istintiva. E quindi le mamme si incavolano perché il bambino non rispetta che sto conversando con l'amica. No, no, non può lasciarti distrarti con un'altra persona. Io sono qua, com'è possibile che tu non mi guardi a me? Stai guardando a tua amica e a me non mi guardi più? No, tu devi guardare sempre a me, mamma. E allora lì il bambino impara a stare zitto. Ma starà zitto per sempre. Ma no a parlare, ma a raccontarti della sua vita. Perché un bambino può parlare, sì, mamma, sono andata a scuola, ma magari non sai niente di lui. Della sua anima, del suo spirito, di quello che sente, di quello che prova. Quindi, ragazzi, mettiamoci un attimino nell'ordine delle cose. Mettiamo nell'ordine le cose. Un bambino piccolo deve essere visto H24 per i suoi genitori. Ma io non è possibile. Vabbè, se tu non riesci a gestire queste H24, ci sta perché è stancante. Cerchiamo aiuto, chiamiamo il marito, chiamiamo la suocera, chiamiamo una dulla che ci dà una mano, a qualcuno. Però non è colpa del bambino. Se io le dico al mio bambino di stare zitto quando mi sta chiedendo la sua attenzione, purtroppo le sto dicendo che quello che sta dicendomi non mi importa. È come che se tuo marito, okay, sta parlando con un suo amico e tu devi dirle: guarda, guarda che è finito la tachipirina, abbiamo il figlio con la febbre. Taci un attimo, sto parlando con il mio amico, non interrompere. Ah, no, è che la società pensa che quello che c'ha da dire il bambino è una cavolata. No, mi dispiace. E il bambino ogni volta che ci parla ha qualcosa di importante per lui da dirci. Per lui. E noi dobbiamo sicuramente, ecco, un po' di informazione, evitare di interrompere. Allora, immaginiamo che il bambino ti racconti una cosa. Allora, cerchiamo di non interrompere questo bambino quando sta parlando. Se ha della pausa, noi interrompiamo, ok? Aspettiamo, dammelo del tempo, ok? Farle capire che lo sta ascoltando, ripetendo la frase che ti ha detto. Mamma, lo sai che oggi mi sono arrampicata sull'albero? Invece di dire, come? Sull'albero? Ma dai, ti sei arrampicata sull'albero? Ripeto la frase, le faccio capire che ho ascoltato. E magari le tiro fuori la sua emozione. Ma hai sentito paura o ti sei sentito sicuro? Ma eri da solo, davvero? Sì, mamma, ero da solo. Ma davvero eri da solo? Ripete quello che sta dicendo. E quindi il bambino sente che tu lo stai ascoltando, il bambino sente che quello che ti sta dicendo per te è importante. È lì che si coltiva la comunicazione, non è che si pretende a 14 anni, non si può. È qua, è in questi momenti, in queste piccole opportunità di ogni giorno della nostra vita, che si coltiva. La comunicazione, la fiducia. E allora io vi invito a iscrivervi al Family Training che partirà martedì, dove studieremo tutto quello che può essere, no? Il mondo delle emozioni e il mondo dei genitori e figli. Rimangono pochi posti, adesso leggo la vostra domanda e vorrei dirvi che ogni giorno della nostra vita come genitore è un'opportunità per educare nel tempo. Sempre, sempre, ragazzi. Non è che la punizione di oggi il bambino se lo dimentica domani, eh? Attenzione. E smettiamo di credere nella punizione. E smettiamo di credere nella punizione. Perché vivere family training. Forse un contenitore vuoto, oddio, e quando a interromperti è un bambino grande, perché magari. Perché no? Esatto, Raffaella! Adesso vado a leggere un pochettino, che così mi metto. Ciao Davide, ci abbiamo qua un papà, un mio amico. Vediamo, vediamo, vediamo che cosa tiriamo fuori qua. Ci siete, eh? 18 mesi, papà, ti adoro, come spiega le cose, come si saluta, grazie. Mara Luca Troletti, Licia, confermo,
ciò che dice Rosie Claire. E quando chiedo ai bambini come stai, invece di cosa hai fatto, sono loro che mi raccontano come è andata la mattina. Prima davano la classica risposta: non abbiamo fatto niente. Esatto, da figlia ho vissuto esattamente questo. Simona, che cosa, tesoro? Giulia Prando, è proprio così. Mio figlio di 4 anni si inventa delle bellissime storie con protagonista lui e i suoi colleghi che hanno lo stesso nome dei miei, perché io le racconto sempre cosa faccio al lavoro, vedi? Mia figlia di 2 anni e mezzo racconta i fatti suoi ai pupazzi. Va bene, anche quello, sta allenandosi, tranquilla, tranquilla, raccontale un po' della tua vita, non ti preoccupare che ci arriverà. Anche il mio Damiano piace tanto quando gli racconto le storie di quello che abbiamo fa fatto io e il papà, sia dei piccoli che di tempo fa, o di quando vivevano in Spagna, o anche solo quando pulisco casa e gli racconto in particolare quelli che ho fatto. Poi ci chiede, raccontami la storia di mamma de piccola che ha fatto per papà, bellissimo, bello, bello. Hola Ligia! Ligia, in spagnolo. Rosy, è successo già 3 volte, almeno un mese, che me mentre siamo al parco giochi con i suoi amichetti di scuola, la mia bambina dei 4 anni apre il cancello e scappa fuori. A passo è svelto, nonostante la chiami e le dica di andare piano, aspettarmi. Tiziana, sono cose che fanno i bambini, ma non riesco a capire che cosa è, che c'è la strada lì? Cioè, il cancello perché lo può aprire un bambino? Si deve metterci un po' in sicurezza, ma devi capire un attimino. Allora, si reagisce in modo sempre molto esuberante, questo può crearsi sicuramente un circolo, no? Andiamo a rinforzare un comportamento disfunzionale. Ciao Elisabetta! Sei un mito. Quando la raggiungo, mi viene naturalmente mettere il muso e dirle che il parco non ce la porto più. So che è sbagliato, ma non so davvero come convincerla a non farlo più. Ma non è che la convinciamo, non c'è molto da convincere, c'è da aspettare che passi questa tappa e capire perché. Se lo fa perché tu ti metti dietro, le metti il muso, le fai un discorso, no? Perché. Ok, sì, non so se questa bambina è figlia unica o una sorellina o non lo so, non so la dinamica familiare, però attenzione a non rinforzare questo comportamento dandole tu un rinforzo positivo a un comportamento disfunzionale, perché il rinforzo sempre. Ok, ciao Raffaella, ti ho salutato 10.000 volte. Vabbè, ieri è successo che a scuola Enea ha fatto la pipì in una carriola. Scusa che rido. La maestra lo ha punito e poi umiliato davanti a mio marito, ma lui continuava a dirmi che lo aveva fatto anche gli altri bimbi. Lui mi ha detto: più mi sgridano, più mi viene di fare cose più gravi, mamma. Io come devo comportarmi? Ho detto che la maestra non ha gli strumenti per aiutarlo, non si più come fare. Parla con la maestra. Ma lui ha ragione, il problema è che Nea ti sta dicendo la verità, mentre più me lo dicono io faccio di più, cose più gravi. Quindi vede come si crea questo meccanismo. Purtroppo la maestra non ha gli strumenti, non puoi cambiarlo di scuola. No, vabbè, no, no, non è consigliabile. Però il punto è questo, che il bambino te lo sta dicendo, le sta dicendo quello che le dice il cervello, e il cervello le dice così, perché questi comportamenti, le punizioni, le rimproveri, le umiliazioni, la mortificazione, crea, no, questi rinforzi disfunzionali. Ma questo è un problema della maestra. Devo capire un attimo se gli altri bambini l'hanno fatto e non l'hanno visto. La maestra non l'hanno visto, allora il colpevole è Enea, però ha ragione lui, nel senso che poi c'è mezzo, cioè, le punizioni, ragazzi, crea questo. La punizione fa sì che il bambino stia lì a pensare che, a macchinare che cosa devo fare ancora, perché così, no, continuo nel mio percorso neurale che mi hanno fatto creare, perché questo è quello che facciamo gli adulti, ok?
Alessia, ciao. Quei 10 punti fondamentali me li sono salvati nella mia notte personale. Grazie a te. Alessia, poi ha appena finito il family training. Quando a talvolta noi adulti iniziamo a raccontare la nostra giornata, viene la magia. Tommaso e Alice ci interrompono per volerci dire tutto quello che hanno fatto loro. Beh, sono contenta, Federica. Bene. Mia figlia ha 6 anni e sto cambiando approccio, evitando di ripetere i comportamenti dei miei. Puoi rassicurarmi sul fatto che non è troppo tardi? 6 anni? No, vieni a fare il family training, te lo invito veramente. 6 anni assolutamente no, non è mai troppo tardi. Io sempre dico che anche a 30 anni, a 40 anni, se tu pensi che l'educazione che hai dato a tuo figlio non è stata quella giusta, allora si può andare a chiedere scusa e dire mi dispiace, avrei voluto fare diversamente. Quindi, e si può riprendere qualsiasi età. Il momento giusto è quello che tu senti. Il momento giusto si arriva da adesso, è giusto che tu lo porti avanti. Ti devi informare, ti devi preparare, devi lavorare moltissimo su di te per poter portarlo avanti come tu decidi di farlo, ok? No, non è troppo tardi. Ciao Davide. Infatti rassicuriamo che ha già i figli adolescenti, che non ci sono ragazzi irrecuperabili. Far nascere una relazione in questo momento non è impossibile, è solo più faticoso. Implica il coinvolgimento dell'adulto nella relazione al 100%. Ascolto e accoglienza, esattamente. A Simona dico solo quello che ha risposto Ligia, quindi Ligia. E quando a interrompere è un bambino grande, perché magari non vuole aspettare che finisce di parlare, 2 minuti di conversazione, non 2 ore, magari ha bisogno di attenzione, come ti ha risposto sicuramente Raffaella, quindi ha un contenitore. Nel family training parliamo del contenitore, ok? Immaginiamo che noi siamo composti di 4 contenitori, ok? Della fiducia, della passione, dell'esplorazione, del valore proprio della connessione. Intorno a 7, a 8, no, scusami. Quando siamo quasi all'inizio del secondo settennio, intorno a 8-9 anni, il bambino entra in una piccola regressione, una regressione che lo fa cercare l'attenzione e il supporto della mamma, una regressione che lo fa sentire un po' triste, un po' in difficoltà, e allora cerca la connessione con la mamma, con il papà. Quindi invece di rimproverarlo, magari vado a lavorare a monte, do tempo di qualità e faccio capire che io sono lì per lui. Perché a volte un bambino di 8-9 anni viene lasciato come se già fosse grande, ma un bambino che sta vivendo una transizione importantissima, si chiama l'età del non ritorno, il bambino è triste, il bambino un po' sembra a volte depresso, a volte molto dubbioso, a volte se chiede, iniziano le domande esistenziali, mamma, sono tuo figlio, ma veramente tu mi vuoi bene, ma mamma, io veramente posso fare quella cosa lì, ma mamma, ho bisogno di te, posso ritornare a dormire nel letto con te, ma mamma, io sono capace, ma tu mi vuoi bene, ma sei sicura che tu mi ami? Mamma, ho bisogno di te. E quindi può darsi che questo porta il bambino di 8-9 anni a cercare attenzione, a cercare connessione, a cercare lo sguardo della mamma. È un bisogno molto, molto primordiale. Cioè, proprio arcaico, una cosa istintiva, è una cosa potentissima. Quindi non rimproveriamo. Se mi sta chiedendo attenzione, io le devo dare attenzione, non lo devo rimproverare. È un maleducato? No. No. Siamo noi che non sappiamo ascoltare. Adesso sembro che mi incavolo, mi gasso con la motoretta. Dov'è la Sussi? Che sempre mi diceva la motoretta nel family training. No, non è che io devo rimproverarlo, devo io ascoltare a me cosa mi suscita dentro e perché io non posso ascoltare mio figlio. Magari non ascolto, magari lo faccio aspettare sempre, non lo so, sto inventando perché non ci conosciamo, ok? Però è importantissimo ricordare che ogni tappa che il bambino vive è importante, che non è uguale tutti i giorni, che il bambino ha una danza di crescita, un giorno è grande, un giorno è piccolo, un giorno è autonomo, un giorno no, un giorno vuole essere imboccato, un altro giorno vuole essere grande, va bene, impariamo a ballare questa danza, ma che se ne frega? Che se ne frega? L'importante è che il bambino si senta accolto e si senta capito. Non so perché sto dicendo questo, aspetta perché c'era una domanda. Forse è un contenitore vuoto, quindi Licia si può lavorare sicuramente nel fatto che aspetta, lì dov'è la mamma? Licia, ok. Se può lavorare nel fatto che magari ti sta dicendo che le manca qualcosa. Viva il family training. Davide, lo consiglio anche Davide, papà Davide ha fatto il family training. È vero, è vero, è vero. Grazie Davide, vero family training.
la vita. Ciao, che complimenti, Cristian. Ciao, Cristian! Salutami la Sara. Solo che mi sono stancata di dire alle maestre, il problema è loro. Sono arrivata a dirmi che no, ho polso. Vabbè, il giudizio, Raffaella, ci dobbiamo lavorare, perché loro diranno che tu non lo punisci, allora sei tu la sbagliata. Eh no, mi dispiace, non è così. È molto più facile. Io ho appena fatto una formazione delle maestre di un comprensorio di Bologna, e devo dire che tante erano così, no? Sorpresa, perché poi hanno iniziato a vedere le cose da un altro punto di vista, ma non posso negare che c'erano due o tre che dicevano: no, è impossibile, non si può vedere i bambini così. Quindi ognuno si deve mettere del suo, ognuno, cioè, si deve mettere in discussione, ognuno deve avere voglia di ascoltare, ok? Il bisogno del bambino, ma per questo si deve lavorare. È un lavoro personale, perché ricordiamo che le maestre fanno migliore che possono fare, ma purtroppo portano anche al lavoro un bagaglio di vita, la loro esperienza di vita, la loro esperienza dell'infanzia, e questo segna per tutta la vita. E allora vedrà il bambino in base a come è stato visto lei o lui, e tratterà il bambino di conseguenza. Anche se studiano 10 facoltà di pedagogia, anche se magari facciano neuroscienza, ma se non lavorano dentro di sé, per smaltire quella pedagogia nera che ha vissuto, mi dispiace, ma è quello che faranno. Purtroppo è così. Non c'è molto, non c'è molto da fare, quindi è molto duro. Quindi, ragazzi, vi aspetto sicuramente nel Family Training. Ciao Rossi, una domanda per te. Ho due bambine a 6 e 2 anni e mezzo. La piccola tende molto spesso a dar fastidio a quella maggiore. Mi spiego meglio, tende a distruggere tutto quello che trova, strappa i suoi disegni, si mette davanti alla televisione per non farle vedere niente, la stuzzica, la picchia, la tira e giocattoli addosso, oh amore, così senza un apparente motivo. E sempre che la cosa dia particolarmente piacere, come mi devo comportare? Io cerco di allontanarla per qualche, non riesco a vedere, non riesco a vedere. Allontanarla per qualche minuto e cerco di spiegare che non si deve fare, ma dopo un apparente calma rinizia tutto da capo. Martina, avevo letto la tua domanda qualche parte, poi dopo ti chiedo scusa. Allora, 6 anni, la grande, la piccola, a differenza di quello che è il meccanismo di un bambino, di un fratello maggiore più piccolo. Allora, quando noi facciamo due figli molto, molto vicini, quindi un bambino di 3 anni, un bambino di 1 anno, o un bambino di 4 anni con un bambino di 2 anni, la gelosia abbastanza, diciamo, appartiene soprattutto al fratello maggiore. E in questo caso, Martina, la tua grande, ok, diventa una distrazione per la mamma. Io non lo non, sto rispondendo in base a questo commento, ok? Quindi non vorrei che sta succedendo questo meccanismo. Tu adesso riesci a parlare un po' di più con la grande. La grande magari ti arriva alle scuole a raccontarti le cose, o magari con la grande ti metti a fare i compiti, o con la grande riesci a fare una torta, o con grande, fra virgolette, non mi piace questo termine per capire, con quella dei 6 anni, ok? Con la dei 6 anni magari puoi chiederle qualcosa, o quella ti racconta, o mamma mi porta di qua, mi porta di là. La piccola di 2 anni e mezzo sta diventando matta, perché lei, il meccanismo che ho spiegato prima, ok? Vive in un suo mondo egocentrico, e vederti distratta con la grande a lei le crea la gelosia. C'è questa emozione che la mamma non può essere che sta più attenta a questa bambina più grande di me. No, non è possibile. Allora io vado a creare il modo di che tu mi guardi. Ricordiamo che il bambino, piuttosto che sentirsi ignorato, preferisce le urla o il rimprovero della madre. Quindi, se io lancio qualcosa, tam, alla grande, la grande piange perché le ha fatto male, tu rimproveri la piccola, e la piccola dice: finalmente mi ha visto. Non importa che mi ha urlato, però mi ha visto. Cosa fare in quel momento lì? Dare attenzione. Oh, amore, hai lanciato questa cosa qua, mi dispiace perché le ha fatto molto male. Volevi la mamma? Ti manco? Avevi bisogno di stare con me? Vieni qua, tesoro mio. Ok?
E sto attenta un attimino di guardare il contenitore. Guardate il modulo 5 del Family Training. Ok, di guardare qual è il contenitore vuoto e di poter collegare, connettere con il suo bisogno. Ok, quindi è molto difficile da spiegartelo qua. Scrivi un messaggio su WhatsApp. Ok, quindi ti chiedo di un attimo repensare la situazione, di vedere i meccanismi che si stanno sviluppando, ma la piccola sta reagendo così perché ti sta dicendo: mamma, guarda me, non mi vedi, perché parli con quella bambina a 6 anni? Che io non mi sento più il tuo centro, il tuo universo. Lo so, magari tu dici, aspetta che le do più attenzione alla grande, ma la grande ha 6 anni, sta uscendo del primo settennio, quindi magari ha un modo di rapportarsi con te molto diverso di quello che ha ancora la piccolina 2 anni e mezzo. Quindi non so se mi sono spiegata, Martina. Ok, Elisabetta, il Family Training ci accompagna nella varia fase della vita dei nostri figli, ci spiega come funziona il loro cervellino e cosa si nasconde dietro ai loro malcomportamenti. È il percorso più intenso e costruttivo che ho fatto e che mi aiuta anche a capire cosa c'è dietro a una mia reazione. Grazie Elisabetta. Ragazzi, vi invito a iscrivervi, rimangono pochissimi posti, iniziamo martedì 8, non importa se andate in ferie perché tutto rimane registrato, tutto rimane lì e quando ci saranno le consulenze gruppali voi potete scrivere le vostre domande che io risponderò a tutte le domande di tutti, ok? E scrivete in un post che io pubblicherò tutta la settimana, ogni volta che finisce una, diciamo, lezione teorica, che teorico non c'è niente, e voi potete scrivere le domande, anche se non vi collegate del vivo, potete guardarlo con il marito o con la moglie, anche in vacanza. Quindi iscrivetevi, che sono gli ultimissimi posti, vi ricordo che è il migliore regalo che potete fare al vostro bambino. Vi voglio un sacco di bene, ma soprattutto ai vostri figli. Ci vediamo martedì che inizia il Family Training, venerdì prossimo sono al mare e quindi vedo se riesco a fare una diretta come tutti i venerdì, ma sicuramente mi godrò la giornata con il mio bambino al mare. Vi voglio un sacco di bene. Ciao a tutti, grazie per essere qua. Ci vediamo nel Family Training. Grazie Mary, un bacione alla nonna Mary. Ciao a tutti, e ciao Oriana, ciao Elisabetta, ciao a tutti, un grande bacio, vi saluto che devo andare a prendere il mio figlio, che l'ultimo giorno di scuola sarà gassatissimo. Ciao, vi mando il link qua sotto per l'iscrizione del Family Training. Un bacione, ciao.